questa madre ha venduto la sua povera figlia di soli 5 anni, condannandola a un destino a dir poco terribile. Camery Holland è nata in Georgia il 23 novembre del 2016. Nella foto potete vedere la sua madre, Christine, e il padre, Corey. I genitori hanno descritto la loro figlia come una bambina sempre solare e sorridente. Il padre, in particolare, aveva un'ottima relazione con lei e la chiamava la sua piccola principessa. Dalle parole del padre, lei era una ragazza estremamente intelligente e piena d'amore. Quando tuttavia questo tragico incidente è accaduto, Camery stava vivendo nella città di Phoenix, nello stato di Alabama, assieme al suo padre e il suo fratello minore, e si vedeva con la madre solamente nei weekend. In quel periodo stava anche frequentando l'asilo, dove si divertiva a imparare cose nuove e a socializzare con gli altri bambini della sua età. Tuttavia, durante la mattina del 31 dicembre del 2021, la madre Christine ha chiamato il 911 per segnalare che la sua bambina di 5 anni era scomparsa. Secondo la teoria della madre, la piccola sarebbe sfuggita durante la notte e al suo risveglio non l'ha più ritrovata. E tra l'altro ha detto che al suo risveglio la madre Christine ha trovato la porta dell'ingresso completamente spalancata. Una disperata ricerca per riuscire a ritrovare quella povera bambina è subito iniziata e subito era stato identificato una persona sospetta, il 47enne Jeremy Williams. Gli investigatori hanno scoperto che proprio dalla parte opposta della strada del loro appartamento in Alabama abitava questo uomo, questo 47enne. Tuttavia, quando la polizia si è recata per andare a vedere cosa stesse facendo, non l'ha trovato all'interno dell'appartamento. Tuttavia, hanno fatto invece una terribile scoperta. Infatti, all'interno di quella casa hanno trovato il corpo, purtroppo senza vita, della povera Camery. Dall'autopsia è emerso che la bambina è morta soffocata e c'erano anche dei terribili segni sul corpo che mostravano come ella fosse stata violentata. Durante quella stessa notte la polizia è stata in grado di identificare la posizione di Jeremy e quindi si sono recati in questo motel in Phoenix, dove l'uomo stava assieme a suo zio. I lavoratori di quell'hotel hanno detto alla polizia che il duo si era recato in quell'hotel circa 30 minuti prima del loro arrivo. Gli investigatori credono che Jeremy avesse rapito la povera Camery durante la notte mentre stava dormendo nel suo letto e l'hanno portata nella 15ª Avenue, dove le hanno fatto delle cose veramente terribili prima di farla fuori. Secondo gli investigatori sembra che Jeremy si fosse addirittura registrato nel mentre compieva questi atti così osceni. Jeremy è stato quindi arrestato e i capi d'accusa erano rapimento, omicidio, abuso di un corpo e produzione anche di materiali espliciti con dei minorenni. Jeremy non era nuovo alla polizia, aveva avuto infatti già in passato dei problemi con la polizia fin dal 2005 e anche in quel caso c'erano degli abusi di minori. In quell'incidente appunto del 2005 Jeremy stava vivendo in un'altra città sempre ad Alabama e era il principale sospettato proprio della morte della sua stessa figlia. All'epoca aveva solo un mese di vita. Le circostanze in cui questa povera neonata era stata fatta fuori erano alquanto sospette. La polizia aveva dei sospetti nei confronti di Jeremy, tuttavia le prove erano tutte circostanziali e quindi l'uomo non ha ricevuto nessuna pena. Tuttavia, come potete immaginare, dal momento che Jeremy era stato arrestato per via di questo caso della piccola Caroline, il Dipartimento di Polizia dell'Alabama ha dichiarato che avrebbe riaperto anche quel caso. Jeremy inoltre era stato condannato anche per abuso aggravato, per aver messo, pensate un po', un bambino di soli 3 anni all'interno di una pentola con dell'acqua bollente. Jeremy si è dichiarato innocente e quello che ha detto è che il bambino di soli 3 anni si fosse versato addosso da solo quest'acqua bollente. E dal momento che ancora una volta non c'erano abbastanza prove per poter incriminare Jeremy, ancora una volta l'ha fatta franca. Successivamente, il 1 agosto del 2021, è stato arrestato per crudeltà nei confronti dei bambini e per aver usato la violenza nei confronti della propria famiglia, dal momento che ha picchiato la sua moglie davanti
fatti ai bambini. Ancora una volta lui si è dichiarato innocente e è stato quindi rilasciato sulla libertà vigilata. Una cosa veramente assurda, se proprio posso dire la mia, sapendo anche poi quello che questo uomo è andato a fare alla povera Camery. Come potrete immaginare, la notizia della morte della povera Camery ha completamente scioccato la comunità e molti si sono fatti avanti per mostrare supporto alla famiglia e dare le condoglianze. Durante un'intervista il padre ha detto che non riuscirà mai a superare questo terribile dolore di aver perso la sua povera bambina. Durante questa intervista ha detto proprio che la sua vita non sarebbe mai più stata la stessa. Quello che questo padre ha detto è che la cosa che probabilmente si ricorderà più di ogni altra della sua povera bambina è come questa venisse a svegliarlo tutte le mattine con un bellissimo sorriso. E ha anche detto che non si dimenticherà mai della sua principessa e che terrà il suo ricordo vivo nella sua memoria. E cosa ne è della madre? Ovviamente anche lei si era mostrata estremamente disperata per la scomparsa e poi scoperta della morte della figlia e ha detto questo: era la più dolce bambina al mondo. Com'è possibile che qualcuno abbia compiuto degli atti così ignobili in confronti di una bambina così giovane ed innocente? Era bellissima ed era intelligente, era semplicemente perfetta. Durante un'intervista che ha rilasciato in TV, la madre ha mostrato uno scatolone pieno di giocattoli di questa bambina e ha detto che vorrebbe che questi venissero donati in onore proprio della sua figlia. Tuttavia, tenetevi pronti perché vi sto per dire qualcosa di veramente scioccante. Dopo l'arresto di Jeremy, la polizia ha cercato di scoprire in che modo questo uomo fosse riuscito a penetrare all'interno della casa della madre di Cameron e com'è possibile che sia riuscito a rapire questa bambina senza che nessuno si accorgesse di nulla. Dopotutto la casa non era così grande e la madre si trovava nell'altra stanza. Com'è possibile che non abbia sentito assolutamente nulla? E soprattutto, perché proprio questa bambina? Perché proprio questa casa? Sembra veramente strano che un uomo, un perfetto sconosciuto, abbia deciso di entrare in una casa così casuale e sia riuscito in questa impresa. Forse c'è qualcosa che la madre di Cameron non ci ha detto, forse c'è qualcosa che ha tenuto nascosto e forse era anche in qualche modo collegata a questo rapimento. Una cosa che ancora non vi ho detto è che la madre, Christy, in passato faceva abuso di sostanze stupefacenti e sembra che per questa cosa sia stata anche incriminata nel 2018. Sembra infatti che mentre era incinta la madre avesse inalato delle sostanze nocive che avrebbero potuto compromettere la gravidanza. E questo è il motivo per cui ha perso la custodia dei suoi altri due figli, tra cui appunto la bambina Camery e il suo fratello minore. Immaginatevi che non le era neanche stato consentito vedere i suoi bambini senza essere supervisionata da qualcun altro. Immaginatevi che durante il giorno in cui questa bambina era scomparsa, Christy era rimasta con Camery solamente per meno di 24 ore. Durante varie interviste la madre ha sempre completamente negato di essere in qualche modo coinvolta in questa sparizione, dicendo che la sua bambina era la sua intera esistenza e che non avrebbe mai fatto qualcosa che potesse in qualche modo ferirla. Dice anche che i media l'hanno ritratta come una persona orribile, ma lei era tutt'altro. Ha detto anche che non le è stato concesso andare al funerale della sua propria figlia e che nessuno era dalla sua parte. Tutti pensavano che questa donna avesse in qualche modo a che fare con questo omicidio. Christy ha detto che il suo unico desiderio sarebbe che questa bambina fosse ricordata per la gioiosa creatura che era e non per il modo orribile in cui era stata fatta fuori. Ha continuato descrivendo Jeremy, il suo rapitore, come una persona disturbata, malata e completamente fuori di testa. Tuttavia, alcune settimane successive a questa intervista, una rivelazione è emersa e questa rivelazione ha completamente scioccato tutti. Quello che era emerso è che questa donna, Christy e Jeremy avessero una qualche relazione, non in modo romantico, ma comunque si conoscessero. E quello che emerse è che non solo la donna conosceva quest'uomo, ma addirittura le ha venduto la sua stessa figlia. Questa cosa è davvero terrificante.
Quale madre sarebbe in grado di vendere la propria figlia? Quello che questa donna ha fatto è stato vendere la sua stessa figlia, dicendo a Jeremy che avrebbe potuto fare qualsiasi cosa lui avesse voluto con lei. Il 28 di dicembre la donna è stata arrestata per il suo coinvolgimento nell'omicidio della sua stessa figlia. Quello che è emerso durante il processo era che la madre avesse ricevuto un compenso per aver venduto la sua stessa figlia. La cifra precisa di questo scambio non è stata rilasciata al pubblico, quindi non ci è dato sapere per quanti soldi questa Christie abbia venduto la sua figlia Jeremy, per decisione appunto del giudice. Tuttavia, posso leggervi adesso uno statement rilasciato dal padre di Christie. La quantità di dolore che Christie ha causato privandoci della piccola Cameron non se ne andrà mai dalle nostre vite. Siamo felici di vedere come sia stata arrestata. Siamo adesso un passo più vicini ad avere giustizia per la povera Cameron. Speriamo che la giustizia sia servita e che Christie riceva la massima penalità possibile. Una vera madre proteggerebbe i propri figli e sarebbe disposta addirittura a morire per loro. Christie è semplicemente un mostro. Entrambi, Jeremy e questa Christie, si sono dichiarati innocenti e adesso sono in attesa che inizi il loro processo. E il processo di Jeremy dovrebbe iniziare il 22 di settembre di quest'anno. Vi terrò aggiornati. E se verrà dichiarato colpevole, molto probabilmente andrà incontro alla pena di morte. Ragazzi, questo era il terribile caso di oggi. Sono davvero curioso di sapere che cosa ne pensate anche voi di tutta questa terribile storia. E se vi è piaciuto questo video, vi chiederei gentilissimamente di mettere un mi piace. Io spero davvero che ci vedremo al prossimo video. Un saluto da Seba. Ciao.